Rieccoci in studio, voglia di cambiare pelle ma anche di accettare se stessi. In mostra l'arte fotografica firmata da Matteo Groppo. Ce ne parla Paola Bessega. Questo non è un dipinto, come a prima vista potrebbe sembrare, ma è uno scatto fotografico. A realizzare queste opere il giovane e talentuoso fotografo bolzanino Matteo Groppo, che ha all'attivo 3 mostre personali. Alcuni dei suoi lavori, dei suoi progetti, fino al 3 dicembre prossimo, rimarranno esposti alla Casa della Cornice di Via Torino a Bolzano. La prima l'ho esposta al Teatro Cristallo in febbraio di quest'anno, dove ho esposto delle foto di un progetto che si chiama Derma, e riguarda il cambiamento di pelle, quindi il cambiamento completo di se stessi per migliorarsi. E qualche mese dopo, quest'estate, ho esposto la stessa mostra più le foto del nuovo progetto, che è Onirica, che è un viaggio sui sogni, eccetera, diciamo, a Firenze, in uno studio che si chiama Forma Studio, dove c'è questo architetto che si chiama Francesco Santoni, che adibisce il suo studio a Galleria d'Arte Contemporanea. L'ispirazione viene abbastanza casuale, in realtà. A volte vengo ispirato soltanto per una fotografia sola e cerco di realizzarla e concettualizzarla. Altre volte invece cerco di creare dei progetti più completi e più, diciamo, più grandi. Ad essere immortalati in questi scatti i suoi amati cactus, alcuni paesaggi, ma anche corpi in movimento e un modello d'eccezione, il campione di tuffi bolzanino Christopher Sacchin. Molto apprezzati e richiesti dal pubblico i lavori inseriti nel progetto Derma e Onirica. Che sono questi due progetti più grandi che ho fatto finora, che sono molto più sensibili allo stato dell'esistenza stessa. Poi sono paroloni, però ho tentato di rendere grafica la concettualizzazione dei pensieri che provavo. Per il giovane ma promettente fotografo bolzanino l'ispirazione non manca e sta già lavorando ad un nuovo progetto, per il momento top secret. Fino al 3 dicembre intanto i suoi lavori si potranno vedere da vicino alla Casa della Cornice di Via Torino a Bolzano, un viaggio attraverso scatti che parlano.